Mi ha dato epico, Sofia. Grazie, Sofia. Oh, guarda, si rimorchia. Si rimorchia delle bitba. Cos'è sta merda? Ciao a tutti, cosciotti, e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Siamo nelle Build Battles. Mancavano da un paio di settimane, ma mi è venuta voglia stamattina di giocarci assolutamente. E quindi iniziamo subitissimamente. Allora, il tema di oggi è fare un satellite. Io direi che per fare un satellite abbiamo bisogno di tanto, tanto ferro, quarzo, comunque blocchi chiari che sembra di essere nello spazio, non lo so, qualcosa di questo tipo. Tra l'altro non so se esiste qualche blocco che sembri tipo di essere nello spazio, ma proviamo con dell'ossidiana, tipo piazziamo dell'ossidiana per terra, mettiamo già come, no vabbè, il feeling della notte, dello spazio lo mettiamo dopo. Allora, per fare un satellite io farei semplicemente una cosa di questo tipo. Allora, partiamo da una base 2x2 e da qui ampliamo in una cosa di questo tipo. Perché i satelliti, avete presente, no? Che anzi no, 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 voglio farlo in alto. Voglio farlo in alto. Ok, partiamo da qui, facciamo una base 2x2 qui. E il satellite è praticamente questa specie di razzo che viene sparato nello spazio, che ha anche un'antenna, no? Cioè, il razzo alla fine viene mandato a puttane alla fine, perché è quello che succede, e rimane solamente la parte con la con l'antenna, che serve per i collegamenti web e tutte queste cacate così. Quindi io direi di fare una cosa di questo tipo. Mettiamo qua sotto delle particelle, tipo particelle tipo di fuoco, dell'esplosione va benissimo, e tipo lo mettiamo così. Perfetto. E non si vede neanche che qui manca della roba. Guarda un po' te. Ok. E poi in cima a questa cosa bisogna farci ovviamente l'antenna. Però prima di fare l'antenna in sé, magari usiamo delle scale. Delle scale di quarzo, perché voglio comunque aggiungere un po' di profondità a sta roba. Non voglio che sia semplicemente una specie di rettangolo, un parallelepipedo che viene lanciato nello spazio. Flash news, un parallelepipedo viene lanciato nello spazio. No, no, è davvero brutto come cosa. E addirittura, quasi quasi, ci metto altre scale qui per rendere il tutto molto più figo. E la parte interessante davvero sarà fare l'antenna, perché senza antenna non è un satellite. Allora, diciamo che da qui poi io metto il quarzo e con del ferro, quindi delle iron bars, vado a costruire una specie di appoggio per questa antenna, che farà una cosa di questo tipo. Ora non so se posso usare questi o se diventerò pazzo a usare questi. Allora ci proviamo. Voglio farlo anche in diagonale, no? Perché è più figo in diagonale. Quindi creiamo una cosa di, una specie di bananina, sì, proprio una banana. E cioè, oddio, proprio un parolone, però il senso è, facciamo una banana e da questa banana poi costruiamo una specie di mezza conchiglia che ci va a simboleggiare la nostra simpaticissima antenna. Non so esattamente cos'è che sta venendo fuori da questa cosa, perché comunque, insomma, capitemi. Però possibilmente è anche un qualcosa di carino. Allora, facciamo un doppio passo qui. Manca solo 1:40. Porca puttana. Ok, facciamo una cosa invece di questo tipo. Cazzo, è asimmetrico. Porca troia, è asimmetrico. Allora, facciamo tipo così. Così non è più simmetrico. Porca troia, era più simmetrico prima. Era più simmetrico prima. Ok. E qua in mezzo ci voglio mettere tipo con un blocco che sembra tipo di metallo. Forse lo stone slab. Con lo stone slab faccio una cosa di questo tipo. Non so cos'è. Dovrebbe sembrare un satellite. Oddio, sembra più la parabola di Sky. Porca troia. No, in realtà sembra tutto tranne che un satellite. Proviamo a far così. Mettiamo tipo della glowstone. Perché ora metterò notte, sperando che il fatto che sia notte aumenti un po'. No, aspetta, non volevo metterlo qui. Non è tipo, mi pare di aver scavato da qualche parte. Ok. Poi anche qui ci mettiamo della glowstone. Manca, porca troia, manca 16 secondi. Il tempo, mettiamo 3 di mattina. Potrebbe sembrare, torce ce ne ho. Non so se ci faccio in tempo a mettercele. Ok, forse, no, col cazzo, non sembra mai nella vita un satellite. Cos'è quella roba? Questo, oddio, neanche questo scherza però, neanche questo scherza per niente. Oh, che carino. Guarda un satellite, guarda da davanti, c'ha perfino l'antenna. Oh, questo mi sta mutando epico. Grande, grande, come si chiama? Fione. Fioie. Ah cazzo, è vero, anche così si poteva fare. Questo è carino. Questo è molto carino. Poteva essere fatto meglio. È carino.
Cazzo, non ci ho pensato. Poteva essere così. Molto alla Star Wars. Satellite. Cos'è cazzo è sta roba? Cioè, potenzialmente potevo fare proprio una cosa alla Star Wars. Che sembrava comunque un satellite alla fine. Cos'è questa cosa? Non, questa, no, questa è solo un'antenna, non è un satellite. Mi spiace. Satellite è quello che sta nello spazio. Infatti, io ho messo per terra il vuoto. Cioè, insomma, sono cose che comunque valgono. Questo è super pupa, assolutamente. Cos'è nella vita questa cosa? Cos'è? Questo. Ti darò un ok nella fiducia. Perché sembra qualcosa di complicato che non capisco. Però. Questo invece no, no, sì, per niente. Expensive satellite, ma insomma. Questo. Ti dirò, è carino, eh. Non sembra. Cioè, è un satellite che c'è l'antenna. Cioè, questa è l'antenna. Sono arrivato secondo? È arrivato primo fio, Vabbè, sono arrivato secondo, dai. Non male, non male. Non mi lamento, non mi lamento. Andiamo con la seconda. Lo sanno tutti che io rendo meglio nelle build battle quando si tratta di fare qualcosa con gli omini. Evidentemente sono cogliole perché ho appena detto omini e mi ha dato da fare il gelato. Gelato, gelato. Cosa posso fare con il gelato? Potrei fare... No, raga, mi è venuta una straidea. Non so se ce la faccio, ma ci provo. Praticamente voglio fare tipo il gelataio. Tipo creare tutte le... Le divisioni. No, mica non ce la farò mai. Non ce la farò mai con i tempi. Tipo, creare una cosa di questo tipo. 5 minuti. Non sono tantissimi. Voglio creare la divisione dei gelati. Come se fossimo in un negozio di gelati, per l'appunto. E io dovessi scegliere che gelato vuoi. Che gelato voglio. Così riesco a dividerlo come si deve. Faccio tipo 1, 2. Sì, 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 sì. Minchia, un lavoraccio. No, raga, non ce la farò mai. Sono 3 minuti. Devo finire di mettere questa roba qui e metterci dentro il gelato. Non ce la farò mai. E quest'ultima è un po' più grande, però scialla. E tipo lo dividiamo completamente a metà. Non so se riuscirò a fare anche il secondo livello di blocchi di ferro. Mettiamo prima il gelato, poi vediamo se riesco. Allora, gelato, gelato. Allora, c'è il gelato alla vaniglia. C'è il gelato al cioccolato. C'è questo che non so che gusto sia. C'è il gelato al diamante, ragazzi. C'è il gelato al diamante. Allora, come si fa? Beh, ovviamente si riempie un po'. Questo è un lavoro da fare in 10 minuti, però. In 5 non ci faccio un cazzo. Ok, ho messo il cioccolato. Mettiamo la vaniglia. 2 minuti. Avrei dovuto farlo molto più piccolo. Avrei dovuto farlo molto più piccolo. Ho un minuto, raga. Non ce la farò mai nella vita. Mai, 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 mai nella vita. Altri gusti, altri gusti, altri gusti, altri gusti. Fragola. Arancia. Magari la spugna può essere il limone. 30 secondi. Mi sa che elimino la parte finale. E probabilmente non ce la farò neanche. Spero che qualcuno colga la mia idea e la apprezzi anche se non è finito. Però il fatto che non è finito, secondo me, è col cazzo che arrivo prima. Allora, leva sta roba. Ho 16 secondi per levare sta roba. Non so se ce la faccio. Vai, 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 vai. Forse ce la faccio. Se levo questo ha senso. Se levo questo ha senso. Levato. Ok, potrebbe sembrare la vaschetta del gelato. No, ma nella vita. Cazzo è sta roba. Porca troia, cazzo è sta roba. Non dovevo mettere i diamanti. Non dovevo mettere i diamanti. Questo è carino, ci sta. Questo. No, oddio, questo no. Fa cagare. Ah, qua ci sono anche la fragolina e il cucchiaio. Questo. Molto carino. Questo è epico, cazzo. Molto, molto bello. Questo. No, grazie. Il miglior gelato che abbia mai visto nella vita. Super poop. Questo è ok. Minchia, quando arriva il mio, tutti i super poop che non mi arriveranno. Guardali. Cioè, o qualcuno lo capisce. Legendary? Super poop. Epico? No, good. No, mi sa che è andata di merda, raga. Questo, boh, carino. Cioè, in realtà neanche tanto. Sono un po' triste, poteva essere meglio. Cioè, potevo venire meglio fuori, però non avevo abbastanza tempo. Questo ho messo le particelle, carino. Questo è molto carino. Questo è, già mi sono le faccine, what the fuck, bro. Qua c'è anche la mano che mangia il gelato. Questo è molto buono. Ho capito, quanti cazzo di gelati ci sono? Non ci credo che sono arrivato terzo. Mai nella vita. Ok, questo è arrivato primo, vabbè, gli ho votato anch'io tanto alto. Sono arrivato terzo, raga, con quella merdata. C'è qualcosa che non va. Cioè, se usciva bene era una genialata. Però volevo fargli anche tipo il cucchiaio. Volevo fare anche l'omino che prende la roba, per farvi capire. Vabbè, ma diciamo che questa non vale. Andiamo con la prossima build battle. Ragazzi, bisogna fare un orologio. E io non so se ci riuscirò, ma ho in mente una cosa abbastanza fottutamente epica. Quindi facciamo una cosa di questo tipo. Partiamo con un tavolo. Esattamente con un tavolo. Chi di voi conosce qualche quadro famoso sa già dove sono andato a parare. Voglio fare l'orologio che è sciolto
sul tavolo, cioè sciolto, una parola non sciolta. Però, insomma, hai capito? Ok, poi prendiamo tipo sto legno qui. C'è una cosa di questo tipo. Se riesco a farlo come voglio, viene una figata. Solo che in 5 minuti, davvero. Porca troia, non è mai facile fare le cose in 5 minuti. Ok. Ora, riempiamo anche il tavolo subito, così ce lo leviamo dalle scatole. Prendiamo coal block, quartz e un blocco scuro per fare il cornicione dell'orologio. Quindi non saprei, sinceramente. E la cosa bella è che se viene un po' deformato è meglio, perché quello è tutto il senso di questo orologio, di farlo deformato, che sembri come se stesse cadendo lentamente, si stesse sciogliendo dal tavolo e stesse cadendo. Quindi, allora, vediamo se ce la facciamo. È passato 1 minuto e 20 solo per fare sto tavolo, minchia, porca troia, troppo forte. Allora, blocco scuro, dark oak va benissimo. Poi prendiamo del quarzo per fare il quadrante e le lancette con il coal block. Direi che ci sta. Ok, allora, come funziona? Funziona che io voglio fare una cosa di questo tipo. Ok, no, non così grande però. Neanche così. No, no, neanche così, un po' più piccolo. E da qui voglio che cada. Quindi deve essere una cosa tipo così, fino a terra. E da qui ovviamente deve riprenderlo. Quindi deve essere una cosa di questo tipo. E spero che venga bene, per amor del cielo. Ora, bisogna riempirlo con il quarzo. E riempirlo con il quarzo vuol dire anche dargli il senso di profondità che si merita. Altrimenti perdiamo punti. Quindi ad esempio qui io leverei il legno e ci metterei quarzo. Come se stesse proprio sotto sotto al tavolo, ok? Non mi ricordo come si chiama l'autore di questo, del quadro di sta roba, però minchia, un cazzo di mito, quel quadro è una figata. C'è anche tipo un gatto mezzo sciolto su un albero. Poi i gatti sono, è vero, i gatti praticamente quando fa caldo poi mica si sciolgono, porca troia. Ok, questo è l'orologio, che qui in realtà sembra un po' scemo. E ora faremo le lancette. Quindi parte da qui, ho una lancetta che è piccolina e una lancetta invece che è grande e che va qui. Sembra un orologio? Sì, ma lo farei un po' più piccolino di qua. Quindi leviamo sta roba qui e ci mettiamo sta roba così. Ok, e poi ci mettiamo anche un albero. Cioè, il problema è che qua se qualcuno non conosce l'opera d'arte magari non ci arriva. Allora, mettiamo sto albero. Tutto rimasto. Ok, bene, non è proprio esattamente quell'albero. Cos'altro? Ci dovrei mettere... Vabbè, il pavimento se non sbaglio era tipo sand. Mettiamoci sandstone. Non è che era sand nel quadro. Però insomma, se non sbaglio era un ambiente comunque arido. Non saprei cos'altro mettere, sinceramente. È un orologio però. È un orologio e mi piace. E probabilmente l'unica cosa che non mi piace è quella punta lì però. Catroia. Proprio la punta non doveva piacermi. Ma facciamo così tipo. Ok, molto meglio. Molto meglio. Ci sta. Direi che ci sta. È una figata. Ok? È davvero una figata. Spero che la gente lo apprezzi. Questa sì, è carina, è una sveglia, cos'è? È carina, però ti darò un ok. Il mio deve essere qualche... Devo votarlo tutto in leggendario. Questa è una pecora. È una pecora. Oddio, è una pecora, è bellissima. Hipster Sheep. Ah, tirò su al pupo perché non è quello. Però è una figata quella pecora. No. Sì, questo è rotto. E poi, no. Cioè, no, no, davvero, no. Dai, votate il leggendario, porca troia. Datemi il leggendario. Datemi il leggendario. Datemi il leggendario. Mi hanno dato tutti Super Poop. Ma non... Super Poop. Super Poop di vendetta, anzi. Perché? Melting Clock. I love that artwork. Grazie, Sophie Snow Kitty. Sophie Snow Kitty. Thanks. Porca troia. Almeno una che l'ha capito. Che è sta roba? Quella a muro? Super Poop. No, in realtà è carino. Ok. Questo? Mi ha dato epico, Sofia. Grazie, Sofia. Oh, guarda, si rimorchia. Si rimorchia nelle beat battle. Cos'è sta merda? Si rimorchia nelle beat battle. Rimorchiare nelle beat battle con le opere d'arte, minchia. Questo però non sembra mai nella vita un orologio, zio, mi spiace. Tanto meno questo. Ah, questo è tipo quello da polso, beh, insomma, capirai. Sophie Snow Kitty. Questo è carino. Dai, gli metto un ok, così capisce che comunque c'è feeling. Grande Sofia Snow Kitty. Grande Sofia. È arrivata prima Sofia. Sono arrivato decimo. Sono arrivato decimo. Peach, please, nessuno di voi mi merita, ok? Nessuno di voi mi merita. Ho fatto un artwork della Madonna. Che no, non è un artwork. Ho fatto una pixel art della Madonna. Aspetta, ora cerco come si chiama il quadro. Andate a cercare La persistenza della memoria di Salvador Dalì. Cioè, guarda, l'orologio è
È lì, cioè a momenti azzeccavo anche le lancette. Ne ho azzeccato una su due. Però no, non c'era il gatto, ho sbagliato. Il gatto mi sa che l'hanno rifatto su Ninegag. Comunque ragazzi, per questo video è tutto, vi ringrazio tantissimo per la visione, di lasciare mi piace se vi è piaciuto questo video, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, se mi su Twitter, Insta, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti.